Aiuto! Mi sparano! Mi sparano! Aiuto! Aiuto! Ciao figlio! Ciao figlio! Aia! Mi sparano! Nella notte fra il 2 e il 3 marzo 2014, Riccardo Magherini, ex promessa delle giovanili della Fiorentina, muore in strada in San Frediano, in pieno centro storico, poco dopo essere arrestato dai carabinieri. Aveva assunto cocaina, stava dando in escandescenze. Nel video le sue ultime grida prima della tragedia. Oggi dal Palagiustizia la decisione del GUP di rinviare a giudizio i 4 carabinieri e i 3 volontari della Croce Rossa accusati di omicidio colposo. Un carabiniere a giudizio anche per percosse. Familiari e amici di Magherini hanno accolto la decisione del GUP con un applauso. Il processo si terrà l'11 giugno. 3 dei militari imputati, 3 volontari della Croce Rossa, erano in aula. Nel corridoio del tribunale presente anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che commossa ha detto «è come se riguardasse me». Il fratello di Riccardo, Andrea Magherini, è entrato in aula portando delle foto del cadavere del fratello. «Via la divisa e ora in galera!» hanno gridato alcuni degli amici di Riccardo, più conosciuto come Ricky, quando davanti all'aula del GUP è stato loro annunciato il rinvio a giudizio dei 7 imputati. Molti dei loro colleghi invece sono scoppiati in un pianto. «Bisogna fidarsi della giustizia», ha detto la moglie di Magherini, la brasiliana Rosangela Galdino, che parlando del loro bambino Brando ha aggiunto: «Il processo è tutto per lui, che ogni giorno chiede di babbo». «Il rinvio a giudizio è importante», ha aggiunto il legale di Magherini, Fabio Anselmo. La procura considera gli imputati responsabili, c'è tanto da fare, non possiamo adagiarci sugli allori, sarà un processo molto difficile, in ogni caso, ha concluso, l'arresto o il fermo di persone non capaci di intendere e volere è vietato dal codice.